una strategia che prevalga sulle altre. E diciamo che fondamentalmente, chi si occupa di curare i malati con infezione, di gestire i malati con infezione da germi multiresistenti, deve uscire dalla sola logica, due punti che sono irrinunciabili. Uno è l'infection control, cioè prevenire le infezioni, quindi evitare la cross-trasmissione di queste infezioni tra pazienti, operatore sanitario e paziente, quindi lavarsi le mani e tutto quello che ne consegue. Poi c'è il discorso della terapia antimicrobica. Allora, per quanto concerne la gestione della terapia antimicrobica, noi puntiamo molto sulla ricerca scientifica e speriamo di avere nei prossimi 10 anni 10 nuovi farmaci che sovrastino gli attuali problemi di farmacoresistenza. E in qualche modo, pur con tutte le difficoltà dello sviluppo di nuovi farmaci, qualche novità importante si sta affacciando sul panorama. Ma non dobbiamo dimenticare che accanto alla stessa ha uguale dignità regole come la ottimizzazione dell'utilizzo e pensare che realizza che deve sottostare nel momento in cui prende la penna a un duplice contratto terapeutico, non solo con il paziente a cui deve dare la terapia migliore, ma con tutto l'ecosistema che non deve essere violentato da un eccesso di esposizione ad antibiotici, perché i batteri sono degli esseri viventi e quindi si adattano, si difendono alla pressione dell'antibiotico. Quindi non è più possibile pensare che una struttura sanitaria di alto livello non abbia, accanto alla disponibilità di prescrizione di farmaci, non abbia degli strumenti di governo dell'uso degli antibiotici, che si chiama stewardship antimicrobica e che è ormai una necessità stringente per ogni ospedale italiano, per ogni ospedale del mondo. Quindi il professore le ha parlato appunto di controllo dell'infezione, di stewardship, ma anche insieme di nuovi farmaci. Anche di nuovi farmaci. Esatto, cosa ci può dire su questi nuovi Posso farmaci? dire innanzitutto che i nuovi farmaci andranno sviluppati una volta che avranno finito il percorso clinico di approvazione che li porterà alla commercializzazione. Quando questi nuovi farmaci saranno commercializzati e saranno messi nella disposizione di ogni medico, dovranno essere usati all'interno degli ospedali nel contesto di programmi di stewardship. Sono delle risorse che potrebbero essere preziosissime e che non dovremmo sprecare. Allora, noi vogliamo l'accesso ai nuovi farmaci, ma vogliamo altresì che questo l'accesso a questi nuovi farmaci sia regolamentato da regole di congruità prescrittive. Non si può pensare che ci sia una strategia che prevalga sulle altre. E diciamo che fondamentalmente, chi si occupa di curare i malati con infezione, di gestire i malati con infezione da germi multiresistenti, deve uscire dalla sola logica della gestione del singolo paziente ed entrare in una logica di governo del sistema. E quindi ci sono almeno due punti che sono irrinunciabili. Uno è l'infection control, cioè prevenire le infezioni, quindi evitare la cross-trasmissione di queste infezioni tra pazienti, operatore sanitario e paziente, quindi lavarsi le mani e tutto quello che ne consegue. Poi c'è il discorso della terapia antimicrobica. Allora, per quanto concerne la gestione della terapia antimicrobica, noi puntiamo molto sulla ricerca scientifica e speriamo di avere nei prossimi 10 anni 10 nuovi farmaci che sovrastino gli attuali problemi di farmacoresistenza. E in qualche modo, pur con tutte le difficoltà dello sviluppo di nuovi farmaci, qualche novità importante si sta affacciando sul panorama. Ma non dobbiamo dimenticare che accanto alla stessa, a uguale dignità, la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole come la ottimizzazione dell'utilizzo di quello che abbiamo. Allora, chi scrive un antibiotico deve pensare che realizza
che deve sottostare nel momento in cui prende la penna a un duplice contratto terapeutico, non solo con il paziente a cui deve dare la terapia migliore, ma con tutto l'ecosistema che non deve essere violentato da un eccesso di esposizione ad antibiotici, perché i batteri sono degli esseri viventi e quindi si adattano, si difendono alla pressione dell'antibiotico. Quindi non è più possibile pensare che una struttura sanitaria di alto livello non abbia, accanto alla disponibilità di prescrizione di farmaci, non abbia degli strumenti di governo dell'uso degli antibiotici, che si chiama stewardship antimicrobica e che è ormai una necessità stringente per ogni ospedale italiano, per ogni ospedale del mondo. Quindi, professore, lei ha parlato appunto di controllo dell'infezione, di stewardship, ma anche insieme di nuovi farmaci. Anche di nuovi farmaci. Esatto, cosa ci può dire su questi nuovi farmaci? Posso dire innanzitutto che i nuovi farmaci andranno sviluppati, una volta che avranno finito il percorso clinico di approvazione che li porterà alla commercializzazione, quando questi nuovi farmaci saranno commercializzati e saranno messi nella disposizione di ogni medico, dovranno essere usati all'interno degli ospedali nel contesto di programmi di stewardship. Sono delle risorse che potrebbero essere preziosissime e che non dovremmo sprecare. Allora, noi vogliamo l'accesso ai nuovi farmaci, ma vogliamo altresì che l'accesso a questi nuovi farmaci sia regolamentato da regole di congruità prescrittiva governate da coloro che questi farmaci li sanno usare. Professore, ma di quali molecole si tratta e come agiscono? Abbiamo fondamentalmente nuove molecole a diretta attività antibatterica e molecole che hanno invece un'attività diretta nei confronti di alcuni enzimi che governano la resistenza. L'associazione di un farmaco ad azione diretta antibatterica con un inibitore dell'attività enzimatica potrebbe portarci ad avere delle nuove armi. Fondamentalmente le grosse novità che ci aspettiamo nel prossimo futuro sono, da un lato, una cefalosporina di quinta generazione, che è il ceftazolane, associata al tazobactam, che è un inibitore delle beta-lattamasi che conosciamo molto bene. Dall'altro, un inibitore delle beta-lattamasi che ancora non conosciamo, che è l'avibactam, che combinato con vari beta-lattamici potrebbe rappresentare un'arma. Non sono due armi mutuamente esclusive, perché mentre ceftazolane tazobactam ha tutte le caratteristiche per risolverci il problema dei bacilli gram negativi non fermentanti, in particolare lo pseudomonas, l'avibactam, essendo un inibitore della serina, potrebbe essere un farmaco che potrebbe rappresentare un'arma importante nella gestione delle enterobatteriacee produttrici di carbapenemasi. Con queste due armi in mano potremmo pensare sicuramente, in un contesto di congruo utilizzo, di fare un passo avanti significativo. Professore, quindi considerando tutti questi aspetti di cui ci ha parlato, un messaggio che possiamo dare all'infettivologo, al clinico che si trova davanti a questi problemi? Un messaggio che possiamo dare agli infettivologi è quello di che a tutti i livelli si incrementi la cultura della gestione dei farmaci antimicrobici e che gli infettivologi diventino all'interno delle strutture sanitarie un referente riconosciuto sia per la capacità di gestire il singolo caso sia per la capacità di governare il sistema. È chiaro che il nostro impatto sulla capacità di governare il sistema e quindi di dare delle indicazioni ai nostri colleghi e di controllare che queste indicazioni siano perseguite è direttamente proporzionale a quanto saremo capaci di affermarci come uno specialista che sul letto del malato fa la differenza per la sua cultura.